Buongiorno cittadini, sono Fabrizio Cremonesi, presidente di Noi Network, organizzazione Innovazione, l'associazione che racchiude i dipartimenti di Rexando, la rete civica di San Donato Milanese e del Sud-Est Milano, e di Vicipolitana Network. Il nostro ruolo, che ormai ricopriamo nel territorio da anni, dal 1996, piazza virtuale della città, fa in modo che molti cittadini ci contattino e ci scrivano per avere delucidazioni su quanto succede in città. E in questi giorni, in particolar modo, dopo la notizia apparsa sui giornali della decisione di Saipem di trasferirsi a Logoredo, al quartiere Santa Giulia. Abbiamo quindi pensato di realizzare un video aperto rivolto al nostro primo cittadino per porre alcune semplici ma importanti domande, riassumendo il contenuto delle mail che ci sono pervenute dai cittadini, augurandoci che ci sia da parte del primo cittadino la giusta attenzione e una risposta in tempi brevi, con i mezzi che il nostro sindaco ritiene più opportuni. Signor Sindaco, i cittadini vorrebbero sapere se la Saipem, prima di prendere la decisione di trasferirsi, ha contattato l'amministrazione comunale e se si sono intraprese azioni per cercare di cambiare questa decisione. Si chiedono cosa succederà dei palazzi, se si sta interloquendo con la proprietà degli immobili che rimarranno vuoti e riuscire a capire il futuro degli stessi. E sempre legato a questo aspetto, nell'ottica della revisione redazione del nuovo PGT della città di San Donato Milanese, se questo in qualche modo sarà influenzato da questa scelta e se allo studio un cambio di destinazione d'uso degli spazi interessati dalla partenza di Saipem. E per finire ci chiedono se all'opera per tessere relazioni con altri player relativamente a creare interesse per gli spazi che resteranno vuoti dopo che Saipem e SNAM lasceranno. E se ci sono già delle aziende che hanno manifestato il loro interesse a trasferirsi a San Donato. Ringrazio per l'attenzione e mi auguro che questo video possa essere di aiuto e di stimolo per fare in modo che il nostro sindaco informi tutti noi sugli sviluppi futuri. Grazie per l'attenzione.